Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo rapido unboxing. Dunque, oggi è il day one di Battlefield Hardline. Andiamo quindi ad aprire la confezione e vedere cosa troviamo all'interno. Rimuoviamo prima di tutto il cellophane. Dopo aver tolto il cellophane, va bene, diamo un attimo una rapida occhiata alla confezione. L'abbiamo già vista la parte centrale. Il gioco è sviluppato da Visceral Games, praticamente quelli che si occupavano una volta di Dead Space. Spero personalmente che torneranno anche a gestire Dead Space. Andiamo a vedere sulla parte posteriore, ovviamente ci sono dei rapidi riferimenti al gioco, come praticamente la storia e il multiplayer, ovviamente il fatto che, come visto sulla beta, il video che abbiamo visto del gameplay della beta, come precisato, si tratta di un gioco un po' più veloce rispetto ai Battlefield a cui siamo abituati, con nuovi tipi di modalità sulla falsariga della serie Guardie e Ladri. Praticamente chi è amante della serie ovviamente troverà lo stesso tipo di gameplay, torno a ricordarlo, e quindi difficilmente non potrà che piacergli questo titolo. Detto questo, apriamo la confezione. Dunque, troviamo il disco di gioco come sempre sul lato sinistro, 2 giorni di prova di Xbox Live Gold, poi, essendo una versione pre-order del gioco, il download dei componenti aggiuntivi che corrispondono a 3 Battle Pack Oro, quindi tutti i codici Xbox One si possono riscattare anche tramite Kinect, e ogni Battle Pack Oro contiene 5 oggetti, va bene, chi segue Battlefield lo saprà meglio di me. E vabbè, alla fine il classico libretto di istruzioni, che il libretto di istruzioni non è, che sta giusto per bellezza, con la pubblicità dietro del premium praticamente. Nient'altro, è il collegamento della gamertag all'account Origin. Perfetto, chiudo qui questo rapido unboxing. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo titolo. Io credo che prende sulla sarà da giocare soprattutto sul lato single player, e poi se siete amanti della serie ovviamente multiplayer a go go, altrimenti forse è anche a sé stante solo sul single player, perché non ho visto, perlomeno prima di giocare al gioco completo nella beta, grandi innovazioni a parte il gameplay rinnovato. Perfetto, detto questo chiudo qui il video. Come sempre vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se non volete perdervi i prossimi video, se il video vi è piaciuto. Lasciatemi un commento, come sempre, Facebook, Twitter o Google Plus, o giù nei commenti per le vostre impressioni. Io come sempre vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.